Di fronte al quadro, di certo rimarrai colpito dall'espressione enigmatica della Monna Lisa. Leonardo scrive nella sua opera Il trattato della pittura: «Farai le figure in tale atto, il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la figura ha nell'animo, altrimenti la tua arte non sarà laudabile». Dunque Leonardo mira a dipingere il volto umano come specchio dell'anima e i suoi studi di fisiognomica mostrano chiaramente la sua straordinaria capacità di osservare e riprodurre le più sottili espressioni umane. Ma a differenza di molti studi leonardeschi, il viso della Gioconda non ha nulla di esasperato, non esprime un sentimento ovvio o palese. Ha invece qualcosa di sfuggente. Lo sguardo leggermente obliquo è rivolto a te, spettatore, ti interroga, sicché non puoi fare a meno di chiederti quali pensieri si celino dietro quel sorriso appena accennato che sembra alludere a qualcosa di noto solo a lei. La Monna Lisa ha un atteggiamento composto e distante, ma allo stesso tempo sembra volerti comunicare qualcosa, sembra volerti confidare un segreto. La modernità di Leonardo sta proprio in questo, nel coinvolgere te, spettatore, nell'attirarti all'interno del quadro, come se esso si dovesse completare nei tuoi occhi e nel tuo cuore. Inoltre, se osservi con attenzione il ritratto, puoi notare che gli angoli della bocca e degli occhi sono ombreggiati. Proprio da questa indefinitezza nasce la sensazione di mistero e fascino. Un altro dato che certamente noterai è il realismo della figura, la sua accuratezza nei dettagli fisici, ad esempio le mani, dipinte con estrema precisione e naturalismo, o il braccio sinistro, il cui volume è chiaramente visibile sotto la manica e perfetto nelle proporzioni. Ciò non ti deve sorprendere. Leonardo, infatti, conosceva approfonditamente l'anatomia umana. Le vesti della Gioconda ne modellano ed esaltano le forme, sicché il corpo appare in tutta la sua solidità e pienezza anatomica.